Allora, un piacere avere oggi Alberto Abbondandolo, che penso sia ben noto a molti qua dentro, oltre che anche per gli scientifici, che viene dalla Ruhr Università di Bochum e ci parlerà di On Shorts, Balls, Geodesic, Shadows of Balls and Polar Bodies. Grazie mille, grazie dell'invito. English, italiano, Deutsch. In questo colloquio vi vorrei parlare di tre problemi. Un problema di geometria riemanniana, uno di geometria simplettica e uno di geometria convessa. E poi alla fine vorrei cercare di far vedere come questi tre problemi possono essere visti in maniera unificata, come diciamo, facce diverse di uno stesso problema. E questo permetterà di dare almeno diciamo, delle risposte parziali a questi problemi. Sì, partiamo subito col problema di far andare avanti questo. Non funzionava. La sfera S2 con una metrica riemanniana e per quel che ci riguarda possiamo proprio pensare a una sfera immersa in R3, però non necessariamente, questa sarebbe la vera sfera tonda, potrebbe essere una sfera fatta così, un po' più torsoluta, o magari una di queste, magari qualcuno di voi riconosce, queste sono due sfere speciali che hanno un paio di due ambiti molto, molto diversi. Ok, e sulle sfere possiamo guardare le geodetiche, no, in questo caso semplicemente curve sulla nostra sfera con accelerazione normale alla superficie. E nel 1917 Virchow ha dimostrato che c'è sempre una geodetica chiusa. Qui per geodetica chiusa si intende proprio una geodetica, cioè una geodetica periodica. Dopo un certo periodo la geodetica torna nello stesso punto ma anche con la stessa velocità. Questo ovviamente è leggermente più complicato da dimostrare che nel caso di trovare geodetiche su non so, varietà non semplicemente connesse, perché qui non si può semplicemente minimizzare la lunghezza, bisogna fare un minimax. Però in effetti che ci fosse sempre una geodetica chiusa sulla sfera l'aveva già enunciato Poincaré un po' di anni prima. In realtà va dato anche una dimostrazione parziale di questo fatto, che poi più avanti è stata completata. E qui in questa citazione si sì, Poincaré prende un po' in giro Adamar, che aveva studiato che studiava le geodetiche, ma su qui parla appunto di varietà a curvatura negativa, ossia nel nostro caso per esempio di superfici, su superfici di genere alto. E quanto Poincaré dice in realtà il problema vero ovviamente è quello del problema degli n-corpi e quindi l'analogia più vicina a questa sono le geodetiche sulla sfera, non sulle superfici di genere alto. Una volta che abbiamo l'esistenza di queste geodetiche, potremo guardare la geodetica chiusa più corta e chiederci, cominciare a farci qualche domanda quantitativa, per esempio quanto è lunga la geodetica più corta.
detto così vuol dire poco, perché possiamo ovviamente riscalare la metrica. Quindi dobbiamo fissare una certa scala. E qui la convenzione che userò oggi è di fissare, diciamo, normalizzare l'area della sfera. Quindi in altri termini vogliamo guardare quello che si chiama il rapporto sistolico. Il rapporto sistolico di questa metrica è il quoziente tra la lunghezza della porta di destra chiusa elevata al quadrato per l'area. Abbiamo il quadrato una lunghezza per avere qualcosa dimensionalmente torni, in maniera che questo è invariante per riscaldi. Ok, il nome qui sistolico viene da, diciamo, c'è tutto un ambito della geometria riemanniana che si chiama geometria sistolica. Sono una serie di problemi che sono stati introdotti da Loewner fine anni 40, e in realtà in genere, anzi, la parola sistole si riferisce a, diciamo, una varietà a cercare la curva non contraibile più corta, quindi in particolare sarà anche una geodetica, e c'è tutta una teoria, ci sono dei bellissimi risultati, c'è un lavoro fondamentale di Gromov dell'82, Fini, Urmani e Manifold, dove ci sono dei bellissimi risultati sul problema di capire questo esattamente, questo rapporto, ma per varietà non semplicemente connesse. Invece qui rimaniamo sulla sfera. E allora, come variare questo rapporto sistolico? Renderlo piccolo è ovviamente molto facile, possiamo fare una metrica, un piccolo ritorzolino, area 1, e qui c'è una geodetica chiusa, fortissima. La domanda è quanto possiamo invece rendere grande In effetti Crook dell'88 ha dimostrato che non è possibile renderla arbitrariamente grande. L'estremo superiore del rapporto sistolico al variare di tutte le possibili metriche sulla sfera è finito. Quindi la domanda successiva è: quanto vale questo estremo superiore? È un massimo, è raggiunto. Qui la congettura più ovvia è che insiemi massimizzanti sono cose un po' simmetriche, quindi ci aspetteremo che il massimo dovrebbe essere raggiunto dalla metrica tonda. La metrica tonda, facciamo il conto, in questo caso le geodetiche sono tutte chiuse, hanno tutte lunghezze 2π greco, quindi 2π greco al quadrato diviso per l'area, 4π greco, raggio sistolico π greco. Guardiamo adesso a quest'altra classe di metriche. Una classe di metriche interessanti che si chiamano le metriche Zoll. Le metriche Zoll sono metriche per cui per cui tutte le geodetiche sono chiuse. Quindi la metrica tonda è una metrica Zoll, ma può sembrare un po' sbalorditico, ma ci sono tantissime metriche Zoll. Giusto per darvi un'idea, questo mi segna la sfera Zoll, per dire semplicemente come uno può produrle. Si possono generare prendendo anche semplicemente limitandosi a guardare sfere di evoluzione. Quindi questo è l'asse, io adesso disegnerò una curva qua e poi dovete immaginare che la facciamo ruotare attorno a quest'asse e otteniamo una sfera di evoluzione. Si può partire qua da una qualunque, magari qui partiamo da una qualunque, prendiamo il grafico di una funzione z più, questa è la variabile r, funzione della variabile r, che fa, non so, così. Deve partire orizzontale e deve finire verticale. Allora quello che dico è che c'è una maniera in realtà unica di proseguire questa z più dall'altro lato, faremo il grafico di un'altra funzione, questo è z più, facciamo il grafico di un'altra funzione z meno, in maniera che quando poi facciamo la superficie di rivoluzione viene fuori una metrica Zoll, tutte le geodetiche sono chiuse, quindi qui abbiamo un'enorme libertà di fare questo. In realtà basta che z più e z meno risolvano l'equazione differenziale, z più
quadrato più. La metrica è quella indotta da... La metrica è quella indotta dallo spazio ambiente, sì. Quadrato uguale 2 diviso radice di 1. Quindi in altri termini, z più assegnata, vi prendete la z minimo derivata, vi prendete la questo vi definisce univocamente la derivata, poi dovete partire da qua, riintegrate e costruite l'altra funzione. C'è un problema, sì. Quindi mettere a posto, vorreste che qui ci sia un raccordo c'è infinito, ma per esempio se z più nell'intorno di questo punto coincide esattamente col profilo di una sfera vera, tonda, le cose vanno bene. Ok, questa è la maniera semplice di costruire. Quindi ci sono tantissime metriche Zoll. Ah, tra parentesi, Zoll era un allievo di Hilbert e il nome di queste metriche è legato a lui perché è stato il primo che ha costruito metriche analitiche con questa proprietà. Allora, cosa hanno a che fare con il nostro problema? Tutte le matriche Zoll hanno tutte, anche loro, rapporto sistolico pi greco, esattamente come la metrica tonda. Quindi, se anche la metrica tonda massimizza il rapporto sistolico, non è la sola. In realtà ci sono anche cattive notizie, in effetti la metrica tonda non massimizza il rapporto sistolico. Si può fare meglio. C'è questo esempio dovuto a Calabi e Crook. Prendiamo due triangoli equilateri, li incolliamo fra loro e li pensiamo come una sfera molto degenerata, come siamo passati sopra con la macchina. Poi ovviamente quello che faremo alla fine, questa sarà una sfera con molto delle singolarità concentrate in questi punti, quello che poi faremo alla fine è di desingolarizzarla, rigonfiarla un attimo per ottenere una metrica liscia. Ecco, su una sfera di questo tipo, quello che succede è che in realtà le geodetiche chiuse corrispondono alle traiettorie di un biliardo su questo triangolo, e in questo caso la geodetica chiusa più corta consiste semplicemente nel percorrere un'altezza, ovviamente da un lato e poi torna indietro dall'altro lato. Questa è la geodetica chiusa più corta. Se si fa il conto, le geodetiche chiuse più corte hanno lunghezza radice di 3, se questo è al lato 1, il quadrato diviso l'area, due volte l'area del triangolo equilatero, e si trova lungo due volte radice di 3, è un pelino più grande di pi greco. La congettura è che questo sia l'estremo superiore del rapporto sistolico, ma questa congettura è aperta. La domanda invece che vorrei porre qui adesso è una domanda che è stata posta da Pavenko e Balachev una decina di anni fa. È vero che però le metriche Zoll, la metrica tonda, ma non solo, tutti i suoi compagni Zoll sono comunque massimi locali del rapporto sistolico, nel senso che se partiamo la metrica Zoll, perturbiamo di poco, allora il raggio sistolico scende. Questa è la prima domanda, diciamo, la domanda rimaniana. Domande su questa prima questione? Allora passiamo al problema sintetico. C'è il problema, diciamo, ombra di palle sintetiche. Allora, qui l'oggetto fondamentale sono i simplettomorfismi. Quindi siamo in R2N, che lo pensiamo proprio come lo spazio delle fasi in meccanica, ci sono il Q, le sue coordinate si chiamano Q1, Qm, P1, Pn, e c'è questa due forma sintetica, DQJ, QH, DQJ, e i difromorfismi che la conservano, i difromorfismi diciamo tra aperti di R2N che la conservano, si chiamano simplettomorfismi, o diciamo in meccanica si chiamano trasformazioni canoniche, e sono le trasformazioni importanti della meccanica, nel senso che il flusso di un sistema hamiltoniano è composto a ogni istante da simplettomorfismi. I simplettomorfismi sono le mappe che conservano la struttura delle equazioni di ambito. I simplettomorfismi conservano per definizione la due forma simplettica e quindi a fortiori conservano anche il volume, semplicemente perché conservano
omega o wedge omega n volte, e questo è un multiplo della, della forma di volume. Potremmo dire il V, le trasformazioni canoniche conservano il volume nello, nello spazio delle fasi. E una domanda naturale è quanto, quanto siano più speciali i simplettomorfismi rispetto a arbitrari difeomorfismi che conservano il volume. Questa domanda ha avuto una risposta inaspettata nel 1985, c'è questo teorema di Gromov, teorema non squeezing, che dice la cosa seguente. Allora, chiamiamo P1 il proiettore sul piano P1Q1 lungo le altre coordinate. Qui P1 e Q1 sono due variabili coniugate, proiettiamo, se volete, orturalmente rispetto alle strutture di idea standard che abbiamo qua. Poi prendiamo B, B è la palla unitaria, idea, e la evolviamo con un simpletto morfismo φ. Poi la proiettiamo, ossia guardiamo l'ombra su questo piano dimensionale, quello che succede è che l'area di questa ombra è sempre almeno, almeno pi greco. In altri termini, non è possibile strizzare una palla di raggio grande in un cilindro di raggio stretto, cosa che invece potremmo fare in maniera molto facile con una trasformazione anche lineare che conserva il volume. Semplicemente mandiamo la palla in un ellissoide quello stesso volume ma molto lungo. Invece con trasformazioni simplettiche anche non lineari questo non è possibile. Questo teorema è importante, diciamo, per almeno due motivi. Uno, beh, è una, un fenomeno un po' inaspettato che vediamo in meccanica classica e che ha così un vago sapore quantistico. Ci dice che se, se partiamo da un, noi conosciamo la condizione iniziale del nostro sistema con un errore epsilon, facciamo evolvere il sistema con una dinamica hamiltoniana, non possiamo sperare di avere un'informazione migliore su una coppia di variabili coniugate. Quindi anche in meccanica classica vediamo fenomeni di questo tipo. Poi è anche interessante per la tecnica che Gromov ha introdotto in questo lavoro dell'85 per dimostrarlo. Questo teorema non ha, è un teorema che si può enunciare in un corso di meccanica razionale, ma che non si può dimostrare. In un corso di meccanica razionale la dimostrazione di Gromov usa curve pseudomorfe, che sono state introdotte da Gromov proprio in questo lavoro, e che adesso sono poi diciamo, lo strumento di tanti lavori di rigidità in geometria simplettica. Poi ci sono altre dimostrazioni variazionali, ma insomma, sono tutte dimostrazioni abbastanza complesse. Quando uno enuncia il teorema di Gromov in questo modo, una domanda naturale è cosa succede se invece di proiettare su un piano bidimensionale proiettiamo ora su un sottospazio di dimensione 2k. Quindi chiamiamo pk il proiettore questa volta sullo spazio 2k dimensionale generato dalle prime k coppie di variabili coniugate. Di nuovo evolviamo la palla attraverso il nostro simplettomorfismo, proiettiamo, guardiamo quest'ombra 2k dimensionale e questa volta ne prendiamo il volume 2k dimensionale e ci chiediamo se questo è più grande di che cosa? Di quello che otterremo se non avessimo fatto niente, se non avessimo applicato la trasformazione simplettica, ossia del, del volume della palla in dimensione 2k, e in dimensione pari il volume della palla unitaria, questa formula semplice, che è la k, quindi la quella k diviso k fattoriale. Quindi la domanda è se vale questa questa disuguaglianza. Qui, di nuovo, per k uguale a 1 questo è il teorema di Gromov, per k uguale a n in realtà c'è un'uguaglianza, l'operatore di identità, questo sarà che dipende l'uguaglianza è il fatto che le trasformazioni simplettiche conservano il volume, e il, quindi la domanda è se si può interpolare fra Gromov e Liouville. E ho guardato questo problema un po' di anni fa, nel 2013, con Matt Beyer, e ho guardato alcune prime risposte. La prima risposta era se, se phi è la trasformazione lineare, in effetti questo è vero. Questo è un, sì, un esercizio sintattico di algebra lineare, per vedere che se phi è la trasformazione simplettica lineare, allora questi volumi in effetti sono grandi. In realtà invece se phi non è... può essere non lineare, la cosa è falsa. Se
tutte le volte che K è strettamente compreso fra 1 e N è possibile trovare simplettomorfismi che mandano la palla in qualche cosa la cui ombra 2K dimensionale ha volume piccolo a piacere, piccolo più piccolo di epsilon. Questa è una costruzione un po' complessa, usa in realtà in maniera essenziale alcune idee introdotte da Larry Booth per risolvere un problema, diciamo, diverso ma poi legato. Ok, quindi il problema sembrerebbe concluso. In realtà nello stesso lavoro ci eravamo accorti però appunto le trasformazioni per creare questo fenomeno, per riuscire a avere il volume di questa ombra piccolo, sono veramente deformazioni che prendono la palla e la rimescolano in maniera orrenda. Quindi una domanda naturale era: cosa succede se pensiamo che la nostra mappa è, diciamo, il nostro simpletomorfismo è vicino all'identità? È possibile che questo volume si strizzi subito o c'è comunque una rigidità per cui almeno all'inizio il volume deve crescere? Questa è una maniera di formulare la domanda. Un'altra maniera è, se volete, potete invece tenere fissa la trasformazione simplettica phi e pensare di lavorare a piccole scale. Vi chiedete cosa succede quando guardo il destino di evoluzioni di palle abbastanza piccole, dove ovviamente l'evoluzione è vicina a quella del differenziale della mappa. Ok, questa è la domanda simpletica. Domande al riguardo? Allora passiamo alla terza domanda, quella di geometria complessa. Allora, partiamo da questa definizione, appunto usa Mahler. Prendiamo un corpo convesso simmetrico rispetto all'origine, quindi un compatto, siamo in Rn, un compatto convesso con parte interna non vuota, simmetrico rispetto all'origine. Possiamo definire il suo volume di Mahler come il prodotto fra il volume e il volume del polare. Il polare, vabbè, la definizione è questa, in realtà qui questa palla è simmetrica K, quindi è anche la palla unitaria di una norma, il polare non è altri che la palla unitaria della norma duale. Quando abbiamo identificato Rn col suo duale, grazie al prodotto scalare utile. Questo si chiama volume di Mahler di un convesso. E una proprietà simpatica del volume di Mahler, che è un invariante per trasformazioni lineari. Quindi, per esempio, se io strizzo il convesso, lo moltiplico per un mezzo, il polare in realtà verrà moltiplicato per 2 e il volume del prodotto resta lo stesso, e in generale lo stesso succede, se pensate quello che succede se applichiamo T al convesso K, al convesso polare quello che applichiamo è l'inversa della trasposta di T, e quindi il prodotto dei volumi resta lo stesso. Quindi non appena abbiamo un invariante lineare sull'insieme dei 5 convessi simmetrici, domande naturali: qual è il massimo possibile volume di Mahler di un convesso e qual è il minimo possibile volume di Mahler? La domanda sul massimo non è troppo complicata. Il volume di Mahler raggiunge il suo massimo sugli ellissoidi, se volete sulla palla e quindi su tutte le sue immagini tramite trasformazioni lineari sugli ellissoidi. Questa è nota come disuguaglianza di Blaschke e Santalo. La dimostrazione si può dimostrare per esempio per simmetrizzazione di Steiner. Quello che si può dimostrare è che se prendete un qualunque convesso e ne fate una simmetrizzazione, per esempio rispetto a un sottospazio, il volume di Mahler aumenta. Quindi a forza di simmetrizzazioni fate aumentare il volume di Mahler e simmetrizzando, una successione di simmetrizzazioni vi fa avvicinare alla palla, quindi dimostrate la disuguaglianza di Blaschke e Santalo. Il problema più complicato è di capire invece chi è il minimo, oppure trovare i limiti dal basso per il volume di Mahler. Ecco la congettura di Mahler,
quindicatura di Mahler del 39 è che questo volume di Mahler sia minimizzato dal cubo. E il numero, di Mahler del cubo è 4 alla n. Cosa sappiamo? Quindi questa congettura è aperta da 80 anni. Mahler, in questo lavoro del 39, l'aveva dimostrato in dimensione 2. Bourguin e Milman hanno mostrato nell'87 che la congettura è quel che si dice asintoticamente vera. È vera a meno di, in questo caso, una costante elevata alla n, n che è la dimensione. Greg Cooperberg nel 2008 ha trovato una dimostrazione più semplice in realtà di quella di Bourguin e Milman e ha anche migliorato di parecchio la costante che non era esplicita di Bourguin e Milman. Ha trovato una costante di tappi greco quarti. Il greco quarti è abbastanza vicino a 1, sono abbastanza vicini a avere la congettura di Mahler, ma il greco quarti è più grande di 1. Molto recentemente è apparso un articolo su Archive dove viene presentata una dimostrazione in dimensione 3 e Shibata. Qual è la difficoltà in questa domanda? La difficoltà è che se anche la congettura di Mahler è vera, sicuramente il cubo non è l'unico minimo. Beh, per esempio, visto che la cosa è duale, se prendiamo anche l'ottaedro ha lo stesso volume di Mahler, e quello che succede è, in realtà, una congettura più raffinata è che i minimi del volume di Mahler siano quelli che si chiamano i politopi di Hanger. I politopi di Hanger sono politopi che costruite in questo modo. Partiamo in dimensione 1 da un segmento, sono tutti politopi simmetrici rispetto all'origine. In dimensione 1 partiamo da un intervallo e poi le operazioni che possiamo fare sono fare prodotti, quindi non so, prodotti di due intervalli, otteniamo il quadrato, oppure prendere polari. Quindi in dimensione 2 abbiamo solamente il quadrato, possiamo fare il quadrato, poi possiamo fare il polare, ma quello è ancora un quadrato. La norma duale della norma L1 è la norma L-infinito, ma la sua palla in dimensione 1 è sempre un quadrato. Quindi in dimensione 2 c'è solo un polinomio, un politopo di Hanner, e questo rende la congettura molto più semplice. Già in dimensione 3 c'è il cubo e c'è l'ottaedro. E poi la cosa si complica. In dimensione 4 c'è il cubo quadridimensionale, c'è l'ottaedro moltiplicato per un intervallo, c'è il suo polare. Quindi in ogni dimensione c'è un numero finito di politopi di Hanner, ma ce ne sono sempre di più. E quindi è difficile, è un problema appunto in cui non c'è appunto un minimo congetturale, non è sicuramente unico. Vabbè, queste erano domande sulla congettura di Mahler. Ok, questi sono i tre problemi di cui volevo parlare, quindi geodetiche chiuse, lunghezza di geodetiche chiuse più corte sulla sfera, volume di ombre di palle simplettiche e minimizzare il volume di Mahler. E adesso vorremmo cercare di guardare questi tre problemi, che sembrano un po' diversi fra loro, in una cornice un po' unitaria. Hanno sicuramente un legame, ossia sono tutte disuguaglianze geometriche dove l'insieme degli oggetti che realizzano l'uguaglianza è grande. Okay, per esempio, nel caso del primo problema, quello del rapporto sistolico, abbiamo detto che vogliamo dimostrare che non solo la metrica tonda, ma tutte le metriche zolle, sono tantissime, sono massimi locali per il rapporto sistolico. Anche qua vediamo tantissimi minimi locali. E il tipo di traduzione che vorremmo fare per questo problema sarà l'idea di cercare di buttare via informazioni. Per esempio, nel problema iniziale
la geometria riemanniana in realtà non gioca un ruolo particolare. Vorremmo cercare di trasformare questi problemi in problemi di dinamica. Okay? Quindi pensare, diciamo, questo si riesce a, forse a farlo meglio di tutti nel caso iniziale, quello delle geodetiche. Quando abbiamo una metrica riemanniana, quello che possiamo considerare è il flusso geodetico. Il flusso geodetico è questa cosa qua. Abbiamo la nostra varietà con la metrica riemanniana e prendiamo l'insieme dei vettori tangenti di norma 1. Se la nostra varietà era la sfera bidimensionale, otteniamo una varietà tridimensionale, l'insieme di tutti i vettori tangenti alla sfera S2 di norma 1. E su questa varietà tridimensionale agisce un flusso, cioè un'equazione differenziale del primo ordine, che è preso un vettore iniziale, traccio la geodetica che ha quel punto e quella velocità iniziale, la seguo fino all'istante t e gli associo la nuova nuovo vettore velocità. Okay? Questo mi dà un flusso su questa varietà tridimensionale che si chiama il flusso geodetico. Il flusso geodetico ovviamente sa quanto sono sa trovare le geodetiche chiuse, sono le orbite periodiche di questo flusso, conosce la loro lunghezza, perché semplicemente il periodo di queste orbite periodiche, in realtà il flusso geodetico conosce anche il volume della varietà, perché il volume di questa varietà tridimensionale, insieme a tutti i vettori tangenti unitari, è a meno di una costante, il volume naturale che c'è su questo spazio, è a meno di una costante l'area della sfera che stava sotto. Ok, quindi adesso vorremmo fare la stessa cosa, vorremmo trovare un ambito di, diciamo, sistemi dinamici, qui per sistemi dinamici intendo flussi continui, flussi differenziabili su una varietà, in cui siano presenti questi ingredienti. Vogliamo avere una nozione di volume naturale e vogliamo avere essere sistemi per cui riusciamo a dimostrare esistenza di orbite periodiche e poi sperare di riuscire a confrontare il periodo di queste orbite con il volume. Si possono pensare tanti ambiti in cui questo è possibile, un buon ambito dove lavorare è quello dei flussi di Regolle. Piccola introduzione ai flussi di Regolle. Allora, prendiamo una varietà di dimensioni dispari, 2n-1 v-doppio. Una forma di contatto su questa varietà è una uniforma alfa, diciamo liscia, ripetuto liscissimo, tale che alfa esterno differenziale di alfa alla n-1 è ovunque, questa è una forma di grado massimo, è ovunque non zero. Diciamo pure che la varietà era orientata e quindi questa è positiva. Questa è quella che si chiama una forma di contatto. Quindi è una specie di massima non integrabilità della distribuzione in iperpiani data dal nucleo di questa forma, una forma alfa. Ovviamente se abbiamo una forma di contatto abbiamo un volume, abbiamo detto questo alfa esterno di alfa da n-1 è una forma di volume, noi la integriamo su W, se W era chiusa, ecco che abbiamo definito il volume della nostra varietà. Però alfa in realtà induce anche una dinamica. La dinamica è questa, prendiamo il campo vettoriale R alfa definito da queste condizioni. Allora, il differenziale di alfa è una deforma. E questa è una deforma che è, diciamo, non degenere per quanto possa essere non degenere una deforma in dimensione dispari. Ossia il suo nucleo, cioè insieme ai vettori che annullano qualunque altri vettori, ha dimensione 1. Okay? Questo viene dal fatto da questa condizione. Quindi c'è un'unica direzione tale che questa direzione campo vettoriale nell'unica direzione tale che di alfa R alfa scontrato con qualunque altro vettore sia 0. E poi questo campo vettoriale lo normalizziamo in maniera da avere lunghezza 1 rispetto alla forma alfa. Questo si chiama campo di Regolle. Questo campo di Regolle lo possiamo integrare e definirà quello che si chiama il flusso di Regolle. E c'è una congettura famosa, la congettura di Einstein, che ci dice che queste dovrebbero essere il giusto ambito dove aspettarsi sempre l'esistenza di orbite periodiche.
la congettura di Weinstein in questa generalità è aperta, ossia una varietà di contatto chiusa, allora c'è sempre un'orbita, allora il campo di Rebbe ha sempre un'orbita periodica. In questa generalità la congettura è aperta, ma è stata dimostrata in tantissimi ambiti, per esempio in dimensione 3 è stata dimostrata da Taubes usando termini sempre Witten. Per tutti le varietà di contatto che vedremo tra un attimo, in realtà la congettura è stata dimostrata, la possiamo sicuramente accettare. Con l'osservazione, per definizione, quindi il periodo di un'orbita corrisponde anche alla sua azione, ossia all'integrale di alfa lungo l'orbita, semplicemente perché il campo è stato normalizzato in maniera da avere alfa, TR alfa fa 1. Questi sono i campi di Rebbe. Esempi. Primo esempio, avremo bisogno di, diciamo, due esempi significativi in questo seminario. Il primo è quello di, allora ci mettiamo sul cotangente di M, covettore su M qui è una varietà di dimensione n, ci mettiamo sul cotangente e prendiamo una ipersuperficie, quindi una cosa di dimensione 2n-1, appunto, che su ogni letta, su ogni spazio cotangente sia stellata rispetto all'origine. Okay? Con questo intendo proprio che lei è proprio una superficie liscia e intendo proprio stellata in maniera più che stellata. Questo è il sta di M in un certo punto Q, quello che voglio che lei sia trasversa a tutte le direzioni radiali. Okay. Voglio avere direzioni parallele alle direzioni radiali. Va bene, in questo caso si può prendere come forma di contatto sul cotangente, c'è una forma una uniforma canonica, si chiama forma di Liouville, è quella che in coordinate locali riscrivete come P di Q, e semplicemente prendiamo quella e la restringiamo su questa ipersuperficie. La condizione di essere stellata ci garantisce che quello che troviamo è una forma di contatto. Questa è una classe molto grossa di esempi e comprende come caso particolare tutti i possibili flussi geodetici. Quello che dovete semplicemente fare è, quando avete una metrica riemanniana adesso su una varietà M, guardate tutto innanzitutto sul cotangente, quindi invece di guardare la metrica, guardate la cometrica, ossia la due forma duale della vostra metrica, che ottenete semplicemente trasportando la metrica sul cotangente usando l'isomorfismo tra tangente e cotangente indotto dalla metrica stessa. A questo punto vi prendete l'insieme dei covettori di norma 1, questo è addirittura un convesso, addirittura un ellissoide, e in questo caso è facile vedere che il campo di Rebbe genera proprio il flusso geodetico. Okay? Una volta che avete interpretato, il flusso geodetico era in realtà sul tangente, pensavamo a vettori tangenti, ma una volta che identificate tangente e cotangente, questo è il flusso geodetico, parametrizzato con la propria un'orbita periodica periodo 5, vuol dire che la geodetica chiusa corrispondente è lunga 5. E il volume, questa varietà di contatto, il volume di contatto è a meno di una costante moltiplicativa, questo è il volume della sfera in dimensione n-1, è il volume riemanniano della varietà che stava sotto. Okay, quindi questo primo esempio comprende tutti i possibili flussi geodetici in geometria riemanniana, o se volete anche in geometria finita. Con l'altro esempio è fortemente imparentato, questa volta la ipersuperficie stellata la prendiamo invece in R2N, quindi siamo nello spazio delle fasi, se volete, in R2N direttamente, e prendiamo una superficie stellata e questa volta come forma prendiamo questa un po' più simmetrica, un mezzo P di Q meno Q di P. Questa è una primitiva della forma simmetrica che ho descritto all'inizio. È una forma, e di nuovo lei ristretta a questa superficie stellata è una forma di contatto. Il caso particolare di questo secondo esempio è se prendete il bordo della palla unitaria. Se prendete il bordo della palla unitaria, quello che trovate è un campo
che vi genera la fibrazione di Hopf. La sfibrazione di Hopf, no, è semplicemente, questa è una palla, questo è il bordo di una palla in dimensione R2N, R2N lo identificate con Cn. A questo punto voi intersecate questa sfera con tutte le possibili rette complesse. Le rette complesse sono piani e sono piani reali, la loro intersezione con la sfera è un S1 e questi S1 che ottenete sono esattamente le orbite di questo campo R alfa. Ecco, questo campo R alfa ha tutte le orbite chiuse e quindi lo chiameremo una forma di contatto, il cui campo di Reba ha tutte le orbite chiuse e dello stesso periodo lo chiameremo Zoll. No, scusa, ma allora sulle sfere con le singolarità coniche, quelle, cioè perché diciamo l'esempio quello che dovrebbe essere nella congettura del primo problema, no? Sì, sì. Cioè era una sfera con tre singolarità coniche. Ah, no, aspetta, no, quello era solo un esempio limite per trovare un controesempio. Però poi, diciamo, quello vi dice che non voglio azzardarmi a fare cose con spazi con singolarità, quindi diciamo. Ah no, quindi era quello, se ci sono singolarità coniche, però questo. Ah sì sì, no, qui siamo in un ambito qui è conosciuto lo scissimo. Quell'esempio lì, una volta che uno ha trovato che c'è quell'esempio singolare, quello che uno fa semplicemente è liscia tutto e quello che trova è una superficie questa volta liscia per cui il rapporto sistolico è arbitrariamente vicino a questo 2 e quindi il sup è quello. Insomma, il sup è almeno quello. No, qui è. Probabilmente non è raggiunto quell'esempio, sta dicendo quello. E probabilmente non è raggiunto, sì. Se la congettura di Calabi-Crock è vera, quello è l'estremo superiore e non è raggiunto in ambito di cose lisce, ma è raggiunto. Tra l'altro ci sono domande. Come le superfici lisce? Tra l'altro in geometria sistolica, anche non solo sulla sfera, ma anche le domande invece sulle superfici di genere più alto, è una domanda in realtà molto interessante e del tutto aperta. Per esempio nel toro bidimensionale questo rapporto sistolico ha un massimo, è un certo toro piatto, e già in una superficie di genere 2 invece l'estremo superiore è finito ma non è raggiunto, problema aperto, quindi è in qualche modo dovrebbe essere una qualche superficie singolare, che razza di superficie singolare ha? Va bene. Questi sono i nostri esempi di varietà di contatto. Ecco, a questo punto che abbiamo questi bei sistemi dinamici, con un volume, un periodo, è abbastanza intuitivo definire cosa dovrebbe essere il rapporto sistolico. E questa, diciamo, la proposta di estendere il rapporto sistolico dalla geometria riemanniana a questo ambito di campi di Reb viene da un lavoro di Alvarez Pape e Balachev. La definizione è quella che adesso vi aspettate. Il rapporto sistolico adesso di una varietà di contatto, quindi varietà con forma di contatto, è prendiamo il campo di Reb, prendiamo l'orbita periodica più corta che c'è, prendiamo il suo periodo, lo leghiamo alla n, quindi l'escavamento giusto è elevarlo alla n, dividiamo per il volume, e questo è il rapporto sistolico. E lo stesso lavoro, Alvarez Pape e Balachev danno un po' di evidenza per questa congettura, che in effetti le forme di contatto Zoll, quindi no, quelle le cui orbite sono tutte periodiche, tutte hanno lo stesso periodo, dovrebbero essere massimizzanti locali di questo rapporto sistolico. E l'altra cosa che si chiedono è se è vero che in effetti queste metriche Zoll siano addirittura massimizzanti globali del rapporto sistolico. Ma c'è qualche equazione, diciamo, no? Se effettivamente diciamo anche un massimo locale, fai la variazione, qualcosa è zero. Diciamo, facendo la variazione alcune cose si trovano. Non si trova una vera e propria equazione. Quello che si trova è alcune proprietà. Per esempio, una proprietà che si trova. Ah sì, quella non è difficile, cioè
se, per esempio, questo è facile dimostrare, se una forma di contatto massimizza anche solo localmente il rapporto sistolico, allora deve essere Zoll. Il motivo è semplicemente questo: supponiamo che non sia Zoll, cosa vuol dire? C'è un punto dove, tale che l'orbita per quel punto o non è proprio periodica, o anche se è periodica si chiude ma con un periodo più lungo del periodo minimo. Allora per continuità la stessa cosa vale un piccolo intorno, però allora quello che posso fare, io la mia forma alfa la modifico un pochino in modo da cambiare il volume, la dinamica l'avrò cambiata di poco, non avrò introdotto in questo modo, visto che per quell'introduino non passavano orbite corte, non avrò prodotto orbite più corte, fine della dimostrazione. Quindi una delle implicazioni in questa cosa è uno vorrebbe dimostrare il viceversa, esatto. E arriviamo appunto ai risultati. Ecco un primo risultato. In effetti il viceversa è vero, almeno in dimensioni 3. Quello che siamo riusciti a dimostrare è che il viceversa è vero in dimensione 3, dove localmente vuol dire nella topologia C3 di queste forme, o se volete nella topologia C2, quindi dei campi vettoriali o dei flussi. Okay. Questo è un teorema abbiamo ottenuto con Barney Graham, Umberto Tignevitz e Pedro Salomão per la sfera, all'inizio per dove la varietà di dimensione 3 è la sfera, e notate che nella sfera appunto la forma Zoll, le forme Zoll, l'esempio della forma Zoll era proprio quella che avevo detto all'inizio, quella che produce la fibrazione di Hopf, in quel caso si può fare il conto, il rapporto sistolico è 1. Quindi, per tutte le forme di contatto vicino a una forma Zoll sulla sfera S3, il rapporto sistolico è minore o uguale di 1 e è uguale a 1 se e solamente se la forma è Zoll. E questo teorema è stato generalizzato in un bel lavoro molto recentemente da Gabriele Benedetti e Jiangsu Kang, in cui hanno esteso la dimostrazione a tutte le possibili varietà, però sempre tridimensionali. In dimensione 3 il problema locale è risolto. Invece cosa succede se ci allontaniamo da Zoll? Qui la sorpresa è stata che se noi ora prendiamo una qualunque varietà di contatto, mentre nel mondo riemanniano c'era questa finitezza, insomma il rapporto sistolico in molti casi, ci sono questi teoremi di Gromov che non vi ho spiegato, ma che dicono che in molti casi questo rapporto sistolico ha un estremo superiore, non appena andiamo in questo mondo molto più grande dei flussi di Reib, l'estremo superiore del rapporto sistolico è sempre più finito, riuscite sempre a trovare forme di contatto con il rapporto sistolico arbitrariamente alto. Qui quello che vuol dire, se volete, potete anche fissare la struttura di contatto, cioè potete fissare chi è il nucleo della vostra forma alfa e semplicemente modificare la vostra alfa moltiplicandola per una funzione. E già questo basta per avere estremo superiore più infinito. In questo lo potete anche pensare così. In R4, per esempio, in R4 è possibile trovare una superficie stellata che abbia, diciamo, volume 1, in qualunque senso voi vogliate, in cui l'orbita periodica più corta è più lunga dell'età dell'universo. Di nuovo, con gli stessi collaboratori l'abbiamo dimostrato in dimensione 3, e recentemente Murat Saglam, che sto lì a Bochum da noi, ha esteso la dimostrazione a qualunque dimensione, quasi. La costruzione si complica, ma funziona in qualunque dimensione, in qualunque struttura di contatto. Okay, questa è un po' la panoramica di risultati, e adesso vi dico proprio giusto due parole su quali sono gli ingredienti che entrano nelle dimostrazioni, così poi passiamo agli ultimi 5 minuti. Avevo un'ora, sì. Ok, ho iniziato un 10-35 minuti, sì. C'è tempo anche poi di vorrei discutere quali sono le conseguenze dei tre problemi che ho detto all'inizio. Anticipo subito, le conseguenze saranno una risposta, diciamo, completa per il problema 1,
una risposta parziale per il problema 2, nessuna risposta per il problema 3. Un attimo lo vediamo. Giusto, allora, ingredienti è questo, quindi siamo in dinamica in dimensione 3, abbiamo un flusso in dimensione 3, un ingrediente è quello di ridursi alla dimensione 2 prendendo quelle che si chiamano superfici di sezioni globali. Questo vuol dire che in questa varietà tridimensionale dove vive il nostro flusso riusciamo a trovare una superficie con bordo. Il bordo è composto da orbite periodiche e tutte le altre orbite, che non sono queste orbite periodiche che stanno sul bordo, intersecano la superficie trasversalmente infinite volte. Okay? E quindi a questo punto potete guardare la mappa di primo ritorno, e quindi invece di guardare un flusso vi guardate le iterazioni di una mappa. La mappa qui l'ho chiamata phi. Sì, ma è la superficie di sezioni, questa mappa di primo ritorno la chiamate phi. Phi è l'unica, a questo punto dovete semplicemente rileggere un po' di cose. Il periodo, cos'è il periodo di un'orbita chiusa per il campo di Rebb? Viene fuori che queste mappe di primo ritorno in realtà sono mappe speciali, sono mappe hamiltoniane, sono mappe che conservano l'area, che era la hamiltoniana, e la loro azione hamiltoniana corrisponde al periodo. Il volume della vostra varietà corrisponde a un invariante di queste mappe che si chiama, chi lo conosce, l'invariante di Calavi. E a quel punto quello che dovete fare è dimostrare un teorema di punto fisso un po' quantitativo che leghi, per mappe questa volta, per mappe in dimensione 2, ma che leghi azione hamiltoniana a invariante di Calavi. È fondamentale che siano area preserving? Fondamentale, sì. Che cane. Però magari sì, queste cose potrebbero essere anche queste cose, sì, conformamente sintetiche, potrebbero essere generalizzazioni, sì, cioè nella nostra dimostrazione è fondamentale, però lo sai. Giusto una constatazione così filosofica, a parte i dettagli tecnici di questa dimostrazione, una cosa positiva in questa dimostrazione è che perdiamo informazione. Abbiamo già perso informazione quando siamo passati dalla geometria riemanniana con tutte le invarianti locali a questi sistemi dinamici, quindi perdiamo ancora quando passiamo dal flusso alla mappa. E quello che succede, no, per esempio, noi all'inizio avevamo tantissimi flussi Zoll, ma adesso tutti i flussi Zoll rivisti come mappa si riducono a una sola mappa identità. No, quando faccio la superficie di sezione per un flusso Zoll, quello che trovo è l'identità, se sono se. Okay? Quindi il fatto che si riesca a trovare un massimo, una volta fatta questa riduzione, il massimo diventa unico. E questo aiuta parecchio. Allora, dicevamo conseguenze sui vari problemi. Beh, per il primo problema c'è un corollario pressoché immediato. La congettura di Bartolomeo-Balacerchi in effetti è vera. Le metriche Zoll su S2 sono massimizzanti locali del rapporto sistolico, che si può scendere anche nella topologia C2. Okay? Quindi un enunciato preciso è: trovate un intorno C2 di tutto lo spazio delle metriche Zoll dove il rapporto sistolico minore uguale a pi greco con un'uguaglianza si è solamente se la metrica Zoll. Okay? In realtà si possono, anche andando un po' a raffinare le cose, si può anche dire parecchio su quanto grande è questo intorno, si possono dare condizioni di pinching sulla curvatura perché questo sia vero, eccetera eccetera. Ok, e questo qui è un corollario praticamente immediato, perché come vi ho detto, appunto, i flussi geodetici sono casi particolari dei flussi di Rebb, semplicemente applicate il primo teorema. Problema 2, volume delle ombre di palle simplettiche. Quindi il teorema corollario è questo, la risposta è positiva, no? La domanda era: è vero che se la mappa phi è simplettica, è vicina a una mappa lineare, allora il volume di un'ombra 2k dimensionale è grande? Risposta: sì, ma solo intanto se guardiamo volumi su proiezioni di dimensione 4. Gromov ci diceva è vero sempre per dimensioni 2. Con quel teorema possiamo dire che resta vero con la disuguaglianza, chiamiamo disuguaglianza ottimale, in questo caso 2,4 metri, in dimensione 4. Qui può essere un pochino meno evidente come mai, vi dico giusto di nuovo, non la dimostrazione ma piccoli ingredienti di questa dimostrazione.
Allora, qui chiamo T-min, allora, qui gli insiemi che appariranno, per esempio questo bordo della palla, lo penso come insieme in R2N, munito della forma di contatto, quella che avevo scritto prima, ristretta a lui, mezzo PDQ meno QDP ristretto. E T-min vuol dire periodo minimo di un'orbita periodica. Per la palla, per il bordo della palla, come ho detto, il flusso non è altro che Hopf, e se uno fa il conto di quanto è il periodo, in quel caso viene, una quantizzazione che ho dato, viene pi greco. Quindi T-min è pi greco. Alta proprietà, questo T-min è un invariante per trasformazioni sintetiche. Ossia, se io ho un aperto stellato, e supponiamo che il mio simplettomorfismo ancora me lo mandi in uno stellato, per esempio se è vicino all'identità lo farà, o vicino a una mappa lineare lo farà, allora quello che succede è che T-min di questo stellato è la stessa cosa, cioè T-min del bordo di questo stellato è la stessa cosa di T-min del bordo dell'immagine di questo stellato. Questo è sempre fatto. Sì. In ogni dimensione o sempre 4? Questo è sempre vero, questi sono fatti di sempre. Sì, sì, questo è semplicemente perché il simplettomorfismo manda proprio la dinamica di Rebbe in dinamica di Rebbe, ma è molto di più, è vero, le due dinamiche sono collegate. Questo è vero, vero sempre. Ecco, altra cosa che quando il dominio, la cosa un po' meno banale è questa, quando il dominio è convesso, allora questo T-min cresce quando noi proiettiamo. Noi partiamo da un convesso, diciamo che abbia bordo regolare, avrà, il suo bordo avrà un certo T-min. Se lo proiettiamo su un sottospazio, in questo caso di dimensione 2K, allora il T-min del proiettato è più grande. Le due dinamiche non hanno più niente a che vedere, anche perché diciamo, il bordo del proiettato vede solo una parte del bordo dell'oggetto. Le dinamiche non hanno niente a che vedere, ma c'è questa monotonia. Questo è un fatto in realtà diciamo, non banale, che viene da tutt'altra teoria, viene da teoria dell'ottimizzazione, viene da una cosa che si usa in teoria dell'ottimizzazione che si chiama dualità di Clark. Si può usare la dualità di Clark per far vedere che vale questa disuguaglianza. Se mettete insieme questi ingredienti, col teorema 1 che vi ho detto prima, allora tirate fuori la conclusione. Come omega qui prendete la palla, qui a destra avete pi greco, questo è minore uguale dovete applicare semplicemente questa disuguaglianza all'immagine della palla e poi usare il teorema. Okay. Vabbè, questo era il problema 2 e arriviamo allo spinoso. Però non ho capito perché non vale nel caso generale. Ah, non vale nel caso generale perché noi dovremo applicare poi la disuguaglianza, so controllare il periodo con il volume. E questo noi lo sappiamo fare solamente in forme in dimensione 3, ossia per bordi di oggetti di dimensione 4. Quindi se uno dimostrasse che in tutte le dimensioni, le forme di contatto Zoll sono massimi locali, allora avrebbe questo corollario in tutte le dimensioni. Però siccome la nostra dimensione, siccome usa queste riduzione alle superfici, abbiamo però la dimostrazione solo in dimensione 3 e in questo ci fermiamo qui alla dimensione 4. Va bene, l'ultimo problema era la congettura di Mahler. Cosa possiamo dire sulla congettura di Mahler? Ah, scusate, qui c'è, volevo anche annunciare questo. In dimensione alta c'è comunque un risultato, questo è un risultato che ha trovato uno studente di dottorato Lorenzo Rigolli. Se è un risultato un po' indipendente, non è un corollario di quello che vi ho detto prima, anche se alcune delle idee dello stesso compaiono, se voi supponete che il vostro simplettomorfismo sia analitico, allora riuscite a dimostrare che il per ogni K, il volume delle ombre 2K dimensionali di palle sufficientemente piccolo è grande. Ok? Quindi la dimostrazione usa alcune di queste idee più delle cose che si chiamano forme normali non convergenti. Va bene. Arriviamo appunto alla congettura di Mahler. Allora, vi ricordo un po' la situazione
di questo rapporto sistolico, per esempio per aperti stellati di R2N. Abbiamo detto, vicino alle situazioni Zoll c'è un il rapporto sistolico è minore o uguale di 1. Se ci allontaniamo, il rapporto sistolico può diventare arbitrariamente grande. Domanda naturale, cosa succede se l'insieme è convesso? Okay? Non perturbativo, però convesso. Congettura di Viterbo, non l'avevo espressa in questi termini, non l'avevo espressa nell'ambito di capacità simplettica, ma può riessere rieletta in questa forma, questa è questa. Se K è un convesso in R2N con bordo liscio, allora il rapporto sistolico del suo bordo è sempre minore o uguale di 1. Ossia la stessa stima che noi sappiamo fare localmente dovrebbe valere in realtà per tutti i convessi. Questa congettura è aperta. Arstein Avidan, Ostrovere e Milman nel 2008 hanno dimostrato che c'è una stima dall'alto indipendente dalla dimensione. Già nel suo lavoro Viterbo aveva fatto vedere che c'era una stima dall'alto dipendente dalla dimensione e loro hanno mostrato che cioè, qui gli ingredienti sono quelli che si chiamano gli ellissoidi di Johnson, anzi in questo caso è l'ellissoide di Johnson. Di nuovo, sì, corollario del teorema che vi ho detto prima, se siamo in R4 e K è C3 vicino a una palla simplettica, ossia l'immagine di una palla tramite un simplettimorfismo, allora la congettura è vera esattamente come enunciato. Che significa? Si riesce proprio anche a dimostrare che se il rapporto sistolico è sempre minore o uguale di 1 e è uno se solamente se il convesso è simplettimorfo alla palla. Teorema. La congettura di Viterbo implica in effetti la congettura di Mahler. La dimostrazione in realtà è questa. Basta dimostrare che se andiamo a guardare T minus, più piccolo periodo di un'orbita periodica, sul bordo di un convesso fatto così, convesso simmetrico rispetto all'origine per il suo polare, allora quello che dovete dimostrare è che questo periodo minimo è sempre lo stesso, 4. Okay? Per farlo, in realtà questa è una dimostrazione che usa l'interpretazione di, diciamo, il flusso di Rev che vive su questo suo bordo, ha una bellissima interpretazione in termini di dinamica di biliardi, dove giocate a biliardo sul convesso K, usando però non la metrica euclidea, ma usando una metrica Finzler, la cui norma è di nuovo K. Diciamo, la cui palla unitaria, scusate, è di nuovo K. In questo modo dimostrate questo, e semplicemente poi se voi mettete questa identità, la buttate dentro la disuguaglianza della congettura di Viterbo, trovate la congettura di Mahler. Quindi, questo ovviamente non ci dice niente di più di quello che sappiamo sulla congettura di Mahler. La cosa però positiva è che mentre nella congettura di Mahler c'era tutto questo insieme di minimi congetturali sparsi che diventano sempre di più con la dimensione, che sono il vero problema per dimostrare la congettura, qua nella congettura di Viterbo gli oggetti che realizzano l'uguaglianza dovrebbero essere tutti i convessi simplettomorfi alla palla. È sempre un insieme grosso e brutto, ma in un certo senso è un insieme un po' più, una struttura migliore dei, pensiamo almeno, dei polinomi, dei politopi di Hamming. Quindi concludo giusto con, ricordando quali sono in questo ambito i due problemi principali rimasti aperti. Uno è quello che dicevo, il teorema che vi ho annunciato fa vedere che le forme di contatto Zoll massimizzano il rapporto sistolico in dimensione 3. Cosa succede in dimensione più alta? La nostra dimostrazione non funziona e sì, non ammetto anche un po' di più che proviamo, ma il problema non è semplice. E soprattutto, forse ancora più rilevante, cercare di capire qual è il ruolo della convessità, come mai i positivi di convessità fanno passare
improvvisamente da rapporti sistolici che possono essere illimitati, invece supponendo un po' di complessità, i rapporti sistolici diventano limitati non solo, ma con anche costanti ottimali calcolabili. Quindi il problema aperto è la congettura di tempo. E con questo mi fermo e ringrazio. Sulla sfera bidimensionale rimaniamo, sì. Il rapporto tra il quadrato della lunghezza minima chiuso e l'area è limitato dall'alto, sì. Che è congetturato che sia 2 quadrata di 3. Sì, la congettura è che l'estremo superiore sia 2 radici di 3. E che questo non sia assunto perché appunto c'è questo caso limite di questa sfera di Calabi-Crop. C'è un numero di cui si sappia che è limite, di quando hanno dimostrato che è limitato. C'è un numero. Sì, c'è un numero. No, 32. Allora, è lontano. 32 è il numero che aveva dimostrato Crook, la prima dimostrazione che è limitata è di Crook. Crook aveva come numero 31 al quadrato. E poi questo numero è stato via via migliorato da vari autori. Il 32 è dovuto a Angelica Rothman, mi pare. 32, sì, è lontano dal 2 radice di 3. Altre domande? Io volevo chiedere una cosa, se sì. Questi problemi si possono. C'è un problema analogo, stiamo prendendo un sistema newtoniano di Tonelli qualsiasi, riguarda l'azione di orbite periodiche, qualche normalizzazione della gravità, la fissa di punto, sì, cioè in un certo senso è. Vuoi fissare l'energia o non vuoi fissare l'energia? Una domanda. No. Perché se la fissi è questo. Sì, 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 no, senza è questo. Questo. No. Però diventa qualche normalizzazione sulla lagrangiana, ti migliore l'azione del filo. Se non fissi l'energia, magari allora a quel punto ha senso parlare di. Potessi parlare per esempio allora di sistemi anche hamiltoniani, per esempio dipendenti dal tempo e periodici nel tempo, e allora ha senso guardare la mappa a tempo 1, e allora la domanda diventa, c'è una traduzione, diventa, tu puoi guardare le, in questo caso la domanda è proprio, è possibile stimare i periodi dei punti fissi o punti periodici letterati da questa mappa? Con in questo caso l'invariante giusto è l'invariante di Calabi, che se volete è l'integrale della Miltoniana. Devi invece guardare l'azione. In questo caso dovresti guardare l'azione. Sì, l'azione. Sì. Anzi, in realtà la nostra dimostrazione fa proprio questo. Si riduce dai flussi in dimensione 3 a una mappa non autonoma, cioè abbiamo un sistema autonomo in dimensione 3, ci riduciamo a un sistema non autonomo in dimensione 2, di cui guardiamo l'azione veramente dei punti periodici, e lì l'invariante che conta non è il volume, ma è l'invariante di Calabi. Quello è, in certi casi la disuguaglianza si può fare. I nostri contraesempi sono fatti proprio, anche quelli sono fatti con la riduzione, cioè in generale non c'è nessun, se uno per esempio sul disco considera hamiltoniane qualunque, lontane per esempio da hamiltoniane con un po' di monotonia, ecco, si riescono a costruire situazioni in cui questo rapporto sistolico è arbitrariamente alto, e quindi poi uno li solleva un flusso e trova i metriche di Zoll sarebbe. L'analogo le metriche Zoll sono è quando la mappa è limitata. Però anche lì il teorema di punto fisso che non ho annunciato, che sta dietro a quel teorema, è un teorema di punto fisso per mappe del disco che hanno la proprietà che mappe che conservano l'area, fissano l'origine e sono monotone in questo senso, che mandano ogni raggio in qualcosa che è ancora trasverso alla foliazione di
alla foliazione in cerchi, non monotono in senso monotono in questo, non monotono in questo senso. Per tutte le mappe di questo tipo c'è una stima, una disuguaglianza sistolica sharp, che è quella che abbiamo mostrato e che usiamo. Quando si rilassa troppo queste disuguaglianze smettono di valere, ma non è chiaro esattamente quale sia il confine. Altre domande? Siamo ancora alla.